leggere l'informativa sui rischi, quando il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdita. Inoltre, tutto ciò che oggi andremo a valutare durante il webinar è una presentazione di una strategia, quindi da non intendere come una consulenza personalizzata, ma solamente come un'attività formativa ed educativa al trading online. Sono le 19.03, direi che possiamo iniziare, anche perché vedo già un numero elevato di partecipanti oggi, quindi immagino che questo argomento incuriosisce molte persone. Tra l'altro è una grande opportunità poterlo seguire gratuitamente, visto che ho notato che molti si fanno pagare anche 200 euro per una lezione di spread trading. Saluto già chi mi sta contattando in chat: Fabrizio, Stefano, Riccardo, Dan, Maria, quindi è un piacere rivedervi. Francesco, ok, siamo tutti qua, quindi possiamo naturalmente interagire via chat. Sì, Francesco, stavo leggendo la domanda, volevo un aggiornamento su un'analisi su Sterling Yen e Sterling USD. Magari a metà webinar, quando faremo le prime pause per chi ha delle domande, inseriremo anche l'analisi di queste due valute, cross di valute. Allora, come dicevo, oggi parleremo di spread trading, ovvero una tecnica che esiste da diverso tempo, anche se è poco conosciuta in Italia, e specialmente nel campo del Forex. Quindi andremo a valutare come meglio poterla sfruttare e al fine di gestire i nostri capitali nel trading e ottenere anche un rischio abbastanza basso, tra virgolette. Allora, innanzitutto, su cosa si basa questa strategia? Questa strategia si basa sullo studio di correlazioni di due sottostanti, ovvero di due titoli che dovrebbero comportarsi allo stesso modo o comunque in un modo molto simile. Immaginate di investire nel DAX e allo stesso tempo che l'indice tedesco, per chi non lo conosce, allo stesso tempo magari si apre l'indice Eurostoxx 50, che è un altro indice che indica la capitalizzazione delle 50 società più grosse in Europa. Se la borsa tedesca sale, è molto probabile che anche la borsa dell'Eurostoxx possa salire, così come se il Nasdaq americano sale, possibilmente anche l'S&P 500 sta salendo. Quindi andiamo a selezionare due sottostanti che si muovono bene o male allo stesso modo. Possiamo anche fare questo nel Forex, ovvero sapete benissimo come ad esempio l'euro sterlina è collegato con l'euro USD, oppure l'euro USD con la sterlina USD, o ancora l'euro yen con la sterlina yen. Quindi ci sono diverse coppie di valute che sono correlate tra loro, quindi se l'una sale l'altra pure salirà. Lo studio è quindi dedicato nella prima parte dello spread trading capire come queste valute si comportano allo stesso modo e se in realtà ci sono piccole differenze di forza, di trend, che possiamo andare a sfruttare. Innanzitutto facciamo una precisazione, quindi la forza con cui si muovono in una stessa direzione due sottostanti, quindi immaginate EURUSD che sale, sterlina USD che sale, quindi c'è una forza che noi chiamiamo correlazione. La correlazione si dice positiva se entrambe le posizioni si muovono nella stessa direzione. Se invece la direzione è opposta, vuol dire che la correlazione è negativa, ovvero se l'EURUSD sale mentre la USD/CHF scende, vuol dire che queste due forze sono contrapposte, quindi abbiamo una correlazione negativa. Andiamo sui grafici e andiamo a valutare un esempio.
Così andiamo subito a prendere in considerazione alcuni aspetti. Allora, prendiamo le due valute per eccellenza, sono l'EURSD e la sterlina USD. Allora, questo è un grafico di EURSD, un grafico daily, molto semplice, quindi sappiamo che abbiamo un trend di lungo ribassista. Adesso oggi aveva fatto un minimo e sta recuperando, siamo leggermente sopra i prezzi di apertura, vedete la candela è bianca, quindi ho fatto un'inversione in giornata e questo comportamento dell'EURSD possiamo confrontarlo con il comportamento della sterlina USD, ad esempio. Quindi andiamo a prendere un indicatore che si chiama Overlay Charts, che è un indicatore gratis, per chi lo vuole basta che mi contatta a fine lezione e vi indico dove poterlo scaricare. Quindi sterlina USD e lo confrontiamo con l'euro USD. Andiamo a pulire il grafico in modo da poterlo controllare con più semplicità, perfetto. Allora, cosa notate? Notate che mentre la linea in nero che rappresenta l'euro ha un andamento ribassista, anche il grafico di la sterlina, cioè della sterlina, si muove in un modo molto simile. Quindi, cosa abbiamo notato in questo momento? Che se l'euro scende, scende anche la sterlina. Se qui saliva la sterlina, l'euro è salito ma di meno. Okay? Quindi c'era una differenza di forza. Qui invece magari la forza era uguale perché sono scese violentemente entrambe. Poi in quest'ultima fase notiamo un recupero e una lateralizzazione della sterlina con un tonfo finale. Movimento molto simile sull'euro. Oggi invece cosa abbiamo notato? Che l'euro è salito un po', mentre la sterlina è salita molto di più. Quindi, oggi, nel senso negli ultimi periodi, quindi cosa stiamo valutando? Che a volte si muovono con una correlazione forte entrambe le posizioni, a volte invece una scende più fortemente e l'altra molto più dolcemente. Ok? Quindi teniamo in mente questi primi concetti importanti perché ora vi andremo a spiegare come sfruttare queste differenze di forza. Andiamo anche a vedere invece se l'euro nei confronti di un'altra valuta, quindi magari andiamo a prendere, come dicevo prima, non so, USD CHF. E vediamo come si comportano. Allora, cosa notiamo? Mentre l'euro qui stava scendendo, qui l'USD CHF è salita. Poi c'è stato, va bene, il grande tonfo dovuto alla decisione della Banca Svizzera, quindi questo è un evento straordinario, quindi non guardiamolo. Però poi ancora qualcosa cambia perché in questa fase l'euro continuava a scendere e questo invece saliva. Qui si sono unite, quindi qui si sono comportate molto simili, poi invece qui abbiamo avuto una USD CHF che andava in alto e l'euro che andava invece a fare un nuovo minimo. Quindi la correlazione in questo caso si dice negativa. Perché negativa? Perché si comportano in un modo completamente opposto tra loro. Tra l'altro, vedete, qui scende, qui sale, qui scende, qui sale, qui scende, qui sale, quindi completamente all'opposto. Quindi notiamo che questo movimento è completamente opposto. Significa che se compriamo un lotto buy di euro, buy di euro e vendiamo un lotto quindi sell di CHF, che cosa succede? Ho scritto male, va bene, CHF significa che se guadagniamo qui
e questo va in buy, questo sicuramente scende e guadagniamo anche qui. Ovvero, se compriamo la sterlina CHF e compriamo l'euro, molto probabilmente il nostro bilancio è pari a 0, perché qui guadagniamo, non so, ad esempio 100 e qui perdiamo meno 100. Ok? Quando le correlazioni sono negative, ma noi quando andiamo a fare spread trading preferiamo sempre lavorare con correlazioni positive. Quindi andiamo a riprendere, ad esempio, il GBP USD, ovvero la sterlina USD, che, come vi dicevo, ha storicamente in grafico daily una correlazione positiva. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Immaginiamo di partire da questo punto, ok? La correlazione fa in modo che i prezzi siano vicini sia dell'euro sia della sterlina. E immaginiamo che vogliamo in questo momento decidere di effettuare un sell dell'euro e un buy un sell dell'euro e un buy come si chiama, di sterlina, ok? Quindi qui l'euro, ad esempio, lo compriamo a 1,25 e giorno dopo giorno possiamo notare che a un certo punto questi prezzi si allontanano. Ad esempio, in questa data abbiamo questa data qui, in questo picco, quindi l'8 gennaio 2015, una quotazione di close di 1,1791. Quindi andiamo a fare subito un conteggio. Quindi da 1,25 meno 1,1791 ci sono stati quasi 709 pips, ok? Quindi un movimento, come vedete, da qua a qua molto importante, ok? 709 pips. Adesso andiamo a vedere invece la sterlina, che cosa ha fatto in questo stesso periodo. La sterlina qui quotava nel close 1,57, overlay, non ce l'abbiamo, dovrebbe essere 1,57,62 circa, e invece nel momento del picco la sterlina non quotava qui, ma quotava qui sotto. Quindi il nostro prezzo era al close di questo e siamo sotto 1,51,32, quindi mettiamo 1,51. Quindi da 1, perché qui non ce l'ho, potremmo anche però prenderlo. Quindi le date sono 8 gennaio e 16 dicembre. Quindi prendiamo la sterlina USD, così facciamo un calcolo molto più veloce. Eccolo qua, vedete adesso come coincide. Quindi sterlina USD 1,5746, 46, e la quotazione finale il giorno 8, il close 1,5091. Cosa è successo? Che abbiamo 655 pips, quindi 709 meno 655 pips, abbiamo un netto di 50 pips. Quindi se avessimo venduto l'euro e avessimo comprato la sterlina, avremmo avuto l'euro in guadagno di più 709, mentre la sterlina in perdita di meno 655. Capite che sbagliato, ok, meno 655 che perdiamo da un lato più 709 che guadagniamo dall'altro significa poter avere un netto positivo di 54 pips. Questo è un esempio a lungo raggio, ma naturalmente se facessimo i conteggi giorno dopo giorno sicuramente ci rendiamo conto che potremmo anche avere dei gain più elevati.
Ok, quindi questo è il primo passo da capire quando si fa spread trading, capire che le due sottostanti si muovono in modo simile, ma non completamente uguale. Fin qui ci sono domande? Per studiare le correlazioni, naturalmente non essendo noi dei matematici o degli statistici, ci avvaliamo di strumenti che sono già presenti su internet. Io principalmente vi invito a visitare il sito My Facebook e c'è una particolare sezione che adesso vi indico, dove si studiano in automatico le correlazioni. Quindi basta andare, eccolo qua, in Forex Correlation, lo trovate nel menu in basso, allora iniziano ad esserci alcune domande interessanti che mi aiuteranno sicuramente a capire e a spiegare meglio. La correlazione muta nel tempo, certamente che muta nel tempo, infatti bisogna prima studiare le coppie che cambiano nel tempo. Questo per rispondere alla domanda di Fabrizio. Riccardo invece ci domanda come faccio a capire quale vendere e quale comprare, e questo adesso lo andremo a spiegare. Allora, le correlazioni, come vedete, questo sito le studia su diverse coppie di valute, quindi ecco, vedete un elenco abbastanza esaustivo dove potete anche personalizzarle, nel senso che possiamo andare a valutare ad esempio delle correlazioni che sono superiori al 90% su un grafico daily. Scusate, questo è minore, quindi superiore al 90%, quindi qui andremo così in automatico a vedere solo quelle con correlazioni superiori al 90%. Quindi questo ci aiuta già a selezionare molte correlazioni. Ad esempio, ci stanno indicando qui su EURUSD che è molto correlato, quindi al 90% con EURAUD e 92% con EURCAD. Questo cosa? Su un'ottica di time frame daily. Se volessimo studiarlo in H4, quindi la correlazione, come vedete, cambia e l'EURUSD, come vedete, sono ottica H4, in questo momento la correlazione precipita. Quindi vuol dire che a 4 ore abbiamo una correlazione molto bassa. Vediamo con uno studio a 1 ora cosa succede. Ecco, l'EURUSD, anche qui a 1 ora, la correlazione attualmente è bassa per l'EURAUD e sta riprendendo su EURCAD. Perché cambiano questi valori? Per una prospettiva di trend. Quindi se noi lavoriamo su una prospettiva daily, sappiamo che possiamo avere dei problemi di correlazione nel breve periodo, o comunque più che problemi, una correlazione lenta nel breve periodo, che può essere anche vicino allo zero o minore di zero, mentre correlazioni elevate che si misurano quindi con valori più vicini al 100, quindi da meno 100 a più 100 è la scala della correlazione. Noi dobbiamo prendere le correlazioni che vanno da 80-85 in poi e valutare la possibilità che la correlazione da 80 passa a 100 o che da 100 passa a 80. Quindi andremo a sfruttare questi momenti. A volte si vanno anche a studiare delle correlazioni che hanno dei valori anche un po' più meno ortodossi, più sballati, tra virgolette. Ad esempio euro-yen e USD-yen, oggi le abbiamo studiate, siamo in negativo, ma andiamo a vedere subito, eccola qua, quindi cliccandoci si apre un'altra finestra, quindi ci permette meglio di andare a studiare le correlazioni. Allora, euro yen con USD yen. Sul grafico daily abbiamo visto che normalmente la correlazione era elevata, adesso abbiamo una correlazione bassa e noi abbiamo fatto un'operatività.
Questo perché sul grafico daily si valuta il fatto che da ora in poi potrebbe ritornare super giù a 80 come era prima, quindi per noi questo dovrebbe essere un momento importante. Qui rischiamo perché siamo in una fase estrema, ma siamo a meno 80, eravamo a meno 80, adesso già abbiamo recuperato qualcosa, quindi è una fase molto estrema. Su H4 la correlazione invece già è in recupero, si nota come è passato da meno 80 a più 0. In H1 si sta mantenendo ancora bassa, è inutile scendere poi sotto perché non ci interessa. Anche il wiggle a volte potrebbe essere interessante, ma non abbiamo noi un'operatività così lunga, quindi la dobbiamo studiare. Ritornando a EURUSD e andando a vedere quindi le correlazioni principali, quindi EURUSD ha una correlazione elevatissima, 97% con EURIEN, e quindi al solito cliccando sul valore possiamo avere anche una visione, guardate un po' come dal febbraio, all'inizio di febbraio, ora la correlazione si è praticamente stabilizzata. Ma volendo andare a vedere una correlazione più importante nel lungo periodo, quindi andiamo a riprendere USD con sterlina USD, vediamo un po' sempre su un'ottica daily. È stata lunga e da settembre, penso anche da prima, con un picco in questo, ma in questo punto, cioè a fine marzo, tra metà marzo, adesso si è ripresa. Infatti abbiamo visto che c'era stato un momento in cui i prezzi si erano allargati qui in questa fascia, quindi qui la correlazione era debole e poi adesso è di nuovo cresciuta. Ok? Allora, questa è solo la prima fase. Ci serve per trovare quindi i sottostanti che bisogna studiare. Allora, per questo tipo di correlazioni, quindi il link di MyFacebook, lo metto qui in chat per tutti e così potete visualizzarli voi stessi sul vostro browser. Ok, ritorniamo adesso all'operatività, vediamo come poter sfruttare meglio questi aspetti. Sul PDF troverete alcuni esempi proprio per farvi indicare che possiamo studiare e valutare diversi aspetti. Ho parlato anche di MyFacebook, quindi troverete anche lì alcuni aspetti. La correlazione può essere studiata quindi con un'ottica daily, quindi partiamo dal principio che questo tipo di operatività difficilmente è un'operatività intraday. Molte volte ci capita in chat privata con gli abbonati di poter entrare la mattina e uscire la sera da un trade. Molte volte invece dobbiamo aspettare 1 o 2 giorni, molte volte ci troviamo un po' in difficoltà perché la correlazione non funziona bene, quindi dobbiamo interagire con nuove correlazioni. Vi faccio anche subito un altro esempio prima di passare alla domanda che tutti vi state ponendo, ovvero quale dei due eseguire in sell e quale dei due eseguire in buy. Oggi abbiamo aperto uno spread stamattina, USD/JPY buy, EURYEN sell. Andiamo a vedere. Allora, questo è un grafico che non vi deve far paura, è un grafico che adesso andremo a spiegare, che si chiama, cioè che è creato con un indicatore che ho realizzato io assieme al mio programmatore, che si chiama Spread Force. Che cosa fa questo grafico? Innanzitutto va a valutare due sottostanti. Noi oggi abbiamo preso euro yen al ribasso e sterlina yen al rialzo. I motivi ne andremo a spiegare. Cosa succede? Queste sono le prime due posizioni prese che attualmente sono in perdita, nel senso una è in guadagno di circa 16 pips,
quindi sono da 119,49,8, quindi quasi 50, adesso vale 66 in buy, quindi sono 16-17 pips scarsi, quindi da un lato abbiamo 16 e dall'altro invece abbiamo un sell a 127,55 che attualmente vale 128,60, quindi stiamo perdendo 105 pips da un lato, quindi la correlazione oggi non ha funzionato molto, perché in teoria io mi aspettavo che qui scendeva di 105, qui saliva di 100, di 100, 110, di 120 o di 90, comunque valori molto simili. Quindi è importante capire che può capitare questa situazione. Nei precedenti due webinar avevamo delle situazioni molto più equilibrate, oggi invece abbiamo una situazione di quelle un po' più difficili. Ma è normale che questo può accadere ed è qui che poi vedremo la bravura dei trader nel lungo periodo. Quindi che cosa succede in questo momento? Abbiamo un netto di meno 89 in questo momento, ok? Notate che non abbiamo messo né stop né take perché la nostra uscita sarà quando i due avranno un differenziale positivo. Questo è oggi, ma domani tutto può cambiare, nel senso che potrà accadere che l'euro-yen magari rimane a questa cifra di meno 105, mentre l'USD-yen inizia a recuperare e sale a più 160, ad esempio, e noi abbiamo più 55, non più meno 89, e quindi questo lo andiamo a valutare e cancellare, nel senso di chiudere tutto. Quindi non è un valore esagerato, nel senso che questi movimenti spesso accadono. Poi cosa è successo? Noi abbiamo deciso di fare un'entrata ribassista su e giù in questo punto. Anzi, lo metto in blu così viene più semplice. Quando lo spread era su e giù in questo punto. Per un primo momento stava andando bene, poi c'è stata un'inversione totale, che ha riportato i prezzi qui giù, qui su. Quindi adesso cosa ci aspettiamo? Che il prezzo vada nuovamente a scendere. Questa è la mia analisi, potrei anche sbagliarmi, giusto? Però vi spiegherò perché, spiego, valuto questa cosa e quindi cosa ho fatto. Ho indicato poco fa, infatti erano le 17:47 del server, ovvero le 5:10 italiane, di riproporre la stessa coppia con le stesse direzioni. Quindi abbiamo ripreso un altro sell di euro yen e un altro buy di sterlina. Quindi qui, ad esempio, le posizioni sono già un po' più in pareggio, una a meno 1,60 e una più 1,16. Quindi in questo caso già qui iniziamo un po' a pareggiare. Perché questo? Perché magari questa domani mi permetterà, non so, di portare il trade a più 5. E questa qui magari sarà a meno 2 o a meno 1 o a 0, quindi io ho poi un netto positivo che posso decidere di andare a chiudere. Questi sono piccoli valori per lotti piccoli, qui stiamo parlando di micro, ok? Di XM, è un lotto micro, significa 1.00 di XM, ricordo, vale meno di un micro normale, vale 0,0 0,1 di un micro normale, ovvero un centesimo a movimento e non 10 centesimi, quindi veramente, no scusate, questo vale un micro normale, quindi è come se fosse un micro standard, quindi per chi ha pochi capitali anziché avere 1000 a 100 euro, con XM può lavorare con lotti da 0,1 o 0,01, quindi sono valori veramente irrisori, però utili per allenarsi. Sì, Maria, adesso andiamo a spiegare l'indicatore. Allora, quindi adesso vorrei sapere se ci sono delle domande fin qui, oltre che la domanda principale che adesso andremo a rispondere. Fin qui tutto chiaro?
Naturalmente invito tutti in chat per poter interagire. Allora, adesso passiamo a capire quando mettersi in sell, quando mettersi in buy. E questo è l'elemento più importante di tutti. Benissimo, Christian. Ok? Allora, dicevo prima, ho creato un indicatore. Questo indicatore, adesso pulisco un po', questo indicatore si presenta con una curva rossa, una curva in verde e due curve tratteggiate. Ok, Luca? Allora, che cosa fa questo indicatore? Innanzitutto studia la differenza di forza di due sottostanti. In questo caso ho preso euro yen su USD yen. Ok? Quindi a noi non ci interessa più guardare le candele. Andiamo a vedere come si stanno comportando le forze tra queste due valute, coppie di valute. Cosa possiamo notare? Che a tratti, ad esempio, questo spread, che si chiama proprio spread perché calcola la differenza di prezzo tra i due, scende, a tratti sale, poi scende, poi sale, poi scende, eccetera. Quindi è come se fosse un grafico. E lo spread, che cosa è dato? È dato dalla differenza del prezzo di euro yen e il prezzo di USD yen. Se questo spread è decrescente, ovvero scende, che è la linea rossa, come vi dicevo, vuol dire che l'euro yen sta scendendo di più rispetto a USD yen. Se invece quindi significa che l'euro yen ha perso più valore rispetto a quanto ha perso USD yen. In questo tratto invece crescente, l'euro yen ha acquisito più valore, quindi ha preso più pips rispetto a quanto ne prende USD yen. Quindi che cosa andiamo a valutare? Che se in questo tratto ci mettiamo in sell sulla prima valuta, in questo caso quindi sell su euro yen, e compriamo USD yen, con questa discesa così forte molto probabilmente l'euro yen mi guadagna 100 e la sterlina mi perde meno 50 e mi rimane un netto di più 50. Questi sono numeri casuali, ma solo per farvi capire che in questo tratto di ribasso sicuramente l'euro yen perde più valore di USD yen. Se l'euro yen statisticamente qui sta perdendo di valore più forte di quanto perde USD yen, allora io farò un sell di euro yen e un buy di sterlina. A priori so che sull'euro yen tenterò di guadagno e sulla sterlina tenterò di perdere. Ma attenzione, questo indicatore, e cioè questo sell e buy, può anche essere frutto di un altro movimento, ovvero prendendo in considerazione che noi ci mettiamo sempre in sell di euro yen e buy di sterlina, perché sappiamo che c'è un trend ribassista. Ma andiamo veramente ad analizzare quanti sono i casi, sterline, scusate, sbaglio, di USD yen. Scusa Andrea, hai ragione. Andiamo a vedere quindi un sell di euro yen e un buy di USD yen e andiamo a vedere realmente quali sono i casi che permettono allo spread di scendere. Allora, il primo caso, come vi ho detto, è che l'euro yen scende di 100 e quindi questa fa meno 100, cioè scende di 100, quindi per noi è un gain, e USDN invece sale e cioè scende di 50 e per noi è una perdita perché siamo in buy. Quindi il primo punto è a nostro favore. Andiamo a vedere il secondo punto. Può accadere il contrario.
L'euro-yen anziché scendere sale, sbagliamo. E la sterlina anziché scendere sale pure. Quindi salgono tutte e due. Cosa può accadere in questo caso? Essendo l'euro-yen quello più debole, quindi questa magari sale di più 50 in questo caso perché abbiamo una tendenza debole dell'euro-yen, quindi salirà meno rispetto alla sterlina, alla USD-yen. Quindi ad esempio questa salirà di 50 e noi andiamo a perdere perché siamo in sell, mentre questa salirà di 100 e noi andiamo a guadagnare. Quindi lo spread può scendere in due casi differenti, indipendentemente da dove andranno effettivamente le valute. Quindi abbiamo per il trader un peso in meno, ovvero sappiamo che matematicamente, statisticamente, dobbiamo fare un sell di euro yen e un buy di USD yen, e che sia se l'euro sale, l'euro yen sale, che l'euro yen scende, per effetto della correlazione della forza che comanda le due i due sottostanti, sicuramente i movimenti andranno a nostro favore. Ma ci sono ancora altri due casi importanti, quindi non solo due. Potrebbe accadere che l'euro yen scende e quindi andiamo a più 100, e potrebbe accadere che o anche solo a più 50 e USDN sta fermo e quindi è a zero. Quindi abbiamo già un guadagno. O viceversa, l'euro yen sta fermo perché magari non si muove e invece USDN va a 50 e quindi andiamo a uscire dal mercato. Quindi un trader che entra in spread ha quattro combinazioni da poter sfruttare per poter portare il bilancio in guadagno. Quindi le correlazioni ci aiutano in questo aspetto. Leggo qualche domanda prima di passare ad altri aspetti e spiegare ancora di più l'induttore. Che cosa si intende per margine disponibile? Luca, questa è una domanda che esce fuori dal tema, lo valuteremo a fine lezione. Dove trovo l'indicatore? Francesco, l'indicatore non è un indicatore gratuito, è un indicatore in vendita da WeTrading.eu. Dove posso trovare la tabella valida aggiornata costantemente con le correlazioni? Andrea, forse ti sei collegato un po' in ritardo. Come dicevamo prima, le correlazioni le trovi sul sito MyFacebook. Ecco qui il link per chi non era presente, l'ho messo qui in chat. Quindi potete andarlo a valutare assieme. Allora, andiamo a spiegare ancora bene questo indicatore. Allora, quindi la linea rossa è la linea che ci studia la forza. Poi, naturalmente, ho cercato di trovare dei punti migliori di ingresso, di alto e di basso, per non andare così a casaccio. E come vedete, nascono delle frecce. Questa freccia ci indica che da qui in poi potenzialmente dovevamo valutare delle entrate rialziste, ovvero euro-yen al rialzo ed USD-yen al ribasso. Abbiamo avuto ragione per un po' di tempo, qui si è sbagliato e poi di nuovo ha ripreso. Ok? L'importante è che a chiusura ci sia un margine che per noi deve essere positivo. Qui in poi invece ha dato un segnale ribassista, quindi euro yen sell, sterlina yen e USD yen, oggi non riesco a correggermi, USD yen rialzista. E qui abbiamo fatto un bel trade fino a qui, poi qui invece ha cambiato direzione. Ancora non abbiamo un'inversione, quindi vuol dire che secondo il mio indicatore statisticamente questa curva è ancora destinata a scendere, così come ha fatto qui, sale, scende, sale. Quindi qui nulla di male che potrebbe quindi scendere, salire e scendere di nuovo. Ma non è solo su questo che mi sono basato. Allora, naturalmente andando a cambiare time frame possiamo studiare la curva su diversi valori. Se
Statisticamente, andando sul grafico daily, notiamo che abbiamo una curva ribassista dove possiamo tracciare, così come se fosse un grafico lineare, delle trend line che ci lavorano come supporti o resistenze. Quindi la prima cosa da poter fare, ad esempio, è vedere che oggi siamo su una resistenza di lungo periodo. Ecco perché ho deciso anche di mettermi a ribasso. Non solo. Ho anche visto che i prezzi sono molto vicini alla linea tratteggiata. Le linee tratteggiate, che io chiamo nuvole, quindi cioè il valore che sta all'interno tra le due linee, io la chiamo nuvola, ok? E mi rappresenta un'area di congestione, un'area in cui i prezzi magari sono indecisi nel muoversi. E più è larga quest'area, più è forte la congestione e quindi in questo caso mi fungono da resistenze dinamiche. Quindi i prezzi stanno qui toccando la prima linea tratteggiata e come è successo qui che sono stati respinti al ribasso, mi aspetto che anche qui ci sia una reazione ribassista che quindi mi va a spingere al ribasso lo spread, ovvero mi va a portare un euro yen sell e un USD JPY buy con un differenziale positivo che mi permette di guadagnare. Ok? Qualche altro spunto. La linea verde. La linea verde è un'altra linea che va a studiare un po' nel passato, mentre questa, vedete, ha una proiezione anche un po' del futuro. Quindi la proietto in avanti per vedere quali potrebbero essere i punti in cui i prezzi magari qui possono ancora continuare a lateralizzare prima di scendere o addirittura avere la forza poi di salire. Ecco che la rottura di questa parte superiore della nuvola mi permetterebbe di cambiare idea e atteggiamento. Quindi chiudo tutto e mi metto a. Ok, però capite che sul grafico daily notate che questo spread è sulla parte inferiore della nuvola da 9 maggio 2014, dal maggio 2014, quindi se io avessi seguito solo questa indicazione, avete capito che avrei preso un ottimo spread. E con un sell di euro yen e un buy di USDN che mi avrebbe portato un enorme guadagno. Più scende, più è forte il guadagno. Ok, adesso andiamo a vedere l'ultima linea che è rimasta incompleta, la linea verde. La linea verde ci rappresenta una curva anziché, come dicevo, traslata in avanti e una curva traslata indietro perché si ferma qui, come vedete in questo momento, quindi abbiamo un vuoto. Questa curva a me serve per studiare questi punti, incroci dello spread con la stessa curva. Io la vedo qui, questo lo vedo qua, quindi ho qui su per giù. Quindi se vedo questo bacio, io lo chiamo bacio, so che è un punto potenzialmente importante per fare un altro sell di euro yen e un altro buy di USD yen. Quindi quando capitano questi aspetti sono molto importanti. Qui ad esempio il bacio non ha funzionato perché è stato toccato, ma è rimbalzato, che è questo. Ok? Quindi mi vado nel momento in cui questo va a salire sopra. Se avessi fatto l'operatività dovevo chiuderla prima oppure attendere come sto facendo oggi. Oggi però non sono entrato per questo, oggi sono entrato perché ho visto i prezzi praticamente su questa resistenza in daily. Ci sono domande fin qui? Allora, che cosa vuol dire che i prezzi si avvicinano e toccano la nuvola? Allora, valutato questi punti tratteggiati che io chiamo nuvola, i prezzi qui, come vedi, i prezzi dello spread, intendo, quella linea rossa,
sta per toccare o tenterà di toccare la nuvola. Se non ci riesce, naturalmente, quindi se non può salire, deve scendere. Non solo la nuvola, ma abbiamo anche questa resistenza di lungo che potrebbe essere interessante perché potrebbe anche questa spingere lo spread in basso. Quando si fa spread trading, io consiglio di lavorare sempre in H4 o in daily e nel grafico H4 possiamo andare a studiare anche altri aspetti, cioè lo possiamo fare anche nel daily, ma anche nell'H4. Ad esempio, possiamo vedere come questo punto in quest'area si siano creati dei movimenti laterali già in diversi, in tre aspetti. Qui abbiamo avuto una lateralità. Qui abbiamo avuto una lateralità, qui c'è stata una fase di lateralità che poi ha dato il trend e qui c'è lateralità. Quindi attualmente siamo in una parte di spread molto molto importante da determinare. Altro punto importante che possiamo noi analizzare, qui abbiamo un massimo, ok? Questo massimo possiamo dire quasi il doppio massimo. È un punto che ci delinea dove il prezzo dello spread in passato è riuscito ad arrivare. In quest'altro punto invece possiamo tracciare ad esempio un canale, scusate, un supporto rialzista che ha permesso qui un rimbalzo stamattina proprio. Quindi abbiamo tra l'altro i prezzi in H4 all'interno della nuvola, come vedete, cioè sotto la linea tratteggiata superiore e sopra quella inferiore. Quindi in teoria sull'H4 io ho sbagliato, io ho guardato il daily, ma sull'H4 ho sbagliato, doveva entrare quando lo spread rompe questo supporto. Magari quando l'ho visto io il supporto non era così disegnato, ma era disegnato in questo modo, perché non c'era questo minimo, ok? Questo non c'era, quindi io avevo disegnato quest'altro supporto, avevo visto la rottura, ma non ho guardato il fatto che ancora siamo dentro l'H4, perché ho studiato solo il daily. Perché per me questa è un'operatività che può durare 3, 4, 5 giorni. Quindi in questo caso noi andiamo a rafforzare eventualmente la nostra posizione adesso quando lo spread tornerà sotto il supporto. Molto probabilmente la rottura di questo supporto farà uscire i prezzi dalla nuvola e riporterà magari sul minimo precedente, dove noi andremo a chiudere in guadagno. Quindi l'operatività dello spread trading non è un'operatività meccanica, ma è un'operatività discrezionale, un'operatività che si realizza sempre andando a studiare i grafici. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che possiamo uscire in gain non in una sola direzione, perché nel trading tradizionale se compriamo euro yen guadagniamo solo se questo sale, se scende prendiamo lo stop. Altro vantaggio: non usiamo stop loss, quindi le news finanziarie che a volte fanno salire e scendere i prezzi di 100 pips in 30 secondi e poi li riportano ai vecchi prezzi, qui non ci fanno male perché se l'euro yen sale, l'USD yen scende o viceversa, quindi ci permette di mantenere in equilibrio il portafoglio. Poi abbiamo un'operatività molto più tranquilla in cui i bilanciamenti, anche se sono momentaneamente contro di noi, poi possono tornare invece a nostro favore nel lungo periodo, perché andiamo a lavorare su una forza di medio-lungo periodo che ci serve proprio per capire il movimento di lungo. Stavo andando a vedere alcuni aspetti che erano rimasti magari non spiegati. Sì, Fibonacci, allora innanzitutto
Questi studi possono anche essere applicati con studi diversi, ad esempio possiamo valutare anche qui il Fibonacci classico, ad esempio da questa discesa adesso lo spread è risalito fino al 23%, quindi non ha avuto un granché di movimento ribassista, potrebbe continuare a scendere ad esempio. Quindi anche gli studi di Fibonacci possono essere applicati a questo indicatore. Qua ci sono alcune coppie consigliate, alcuni esempi, quindi ad esempio io li studio anche con DAX e l'Eurostoxx ad esempio, quindi, oppure l'UK con il DAX, possiamo anche fare il CAC 40 con UK, quindi ci sono diversi studi che possono essere fatti. Io ad esempio questa è un'operatività che sto seguendo per entrare nel momento in cui i prezzi toccheranno la nuvola, tenterò anche qui di mettermi sell su UK 100, buy su FRA 40. Quindi queste operatività sono molto interessanti. Questa ad esempio invece studia USD/JPY e la sterlina yen, quindi io le ho tutte preparate e valutate per capire dove entrare e quando comprare. Questo ad esempio sto aspettando che arriva qui sulla nuvola e andrò a fare un buy di USDN e un sell di sterlina yen in questa nuvola. Se invece tornerà sopra questo livello che ho messo qui, che sono i 3 punti precedenti che rappresentano adesso la mia resistenza, quindi sopra la resistenza andrò a fare di nuovo il buy di USDN e la sterlina, quindi ho 2 punti in cui entrare. Oppure dovrei valutare un movimento ribassista, ma non lo faccio perché, come vedete, lo spread ha una chiara tendenza rialzista, quindi vado a valutare solo buy di USDN e solo sell di sterlina yen in questo caso. Qui stavo studiando USD e sterlina USD, quindi come notate io me li tengo sempre qui pronti perché li vado a studiare giorno dopo giorno. Allora, alcune domande. Marina, volendo operare senza questi indicatori, quali sono le cose da prendere in considerazione prima di entrare al mercato? E senza l'indicatore non si può operare perché non puoi sapere senza l'indicatore qual è la tendenza dello spread. Puoi avere, come ti dicevo gratuitamente, l'overlay charts che ti mette a confronto due indicatori, ma ti viene difficile qui capire se lo spread sta salendo o sta diminuendo, perché non significa che in questa fase in cui c'è lateralità lo spread sale o scende. L'analisi è fatta dallo spread. Quindi senza questa operatività, senza questo indicatore, la vedo molto difficile. Gabriele. Sì, come fai a capirlo? Sì, perché il bacio avviene nel passato. Quindi, ad esempio, vabbè, qui non c'è un bacio, vediamo se troviamo una. Ecco, guardate questa situazione. Questo si tratta euro yen con USD yen, ok? Quindi qui abbiamo avuto i prezzi che hanno toccato, cioè la linea verde che ha toccato la linea dei prezzi dello spread. Quindi in pratica mi aspetto che lo spread potrebbe nuovamente scendere. Okay? Visto che siamo all'interno di un trend ribassista, qui potrebbe continuare a scendere. Qui poteva nascere subito una situazione del genere, ovvero un tocco e un'uscita, e quindi mi permette di fare sell di euro yen e buy di euro USD, ma e quindi dovrei aspettare che la verde adesso vada sotto, vada a rompere il minimo di prima, quindi sotto questo livello mi metto nuovamente short di euro yen, quindi deve ritornare sotto. Quindi il bacio qui non è stato immediato come nell'altro esempio, è un po' più lento, quindi vuole più tempo. In alternativa noto che anche questa tende
sicuramente a toccare la nuvola, quindi in alternativa dovrei attendere lo spread qui sopra e poi qui decidermi di mettermi per un trend ribassista. Bisogna attendere, questo è il grafico daily, quindi sapete che ogni giorno è un piccolo passo. È una valutazione, diciamo, del passato il momento in cui si toccano, però proprio per il fatto che si toccano significa che il prezzo si è fermato in quel punto per un bel po' di tempo, vuol dire che quindi quello è realmente un supporto, una resistenza dello spread. Significa che è un supporto, una resistenza, un livello importante non per una coppia, ma per due coppie. Quindi ha un valore statistico importante, perché ha fermato due coppie, non una. Quindi importantissimo questo aspetto. Oro argento, sì, naturalmente possiamo vedere oro e argento. Davide, so che mi hai mandato un'email e io ancora non ho avuto tempo di risponderti, anche perché la risposta era un po' complicata. Quindi magari gli ultimi 5 minuti adesso andremo a completare. Allora, oro e argento. Innanzitutto andiamo a vedere come sono i nomi indicati in XM. Non sono due sottostanti che studio spesso, però possiamo andarli a vedere. Dunque, dovrebbero essere gold e silver, quindi molto semplici. Ok, quindi vado ad aprire l'indicatore, vado a scrivere gold micro e poi qui vado a scrivere silver micro. Ok. Quindi cambio un attimo da un frame per far aggiornare i grafici. Ok, quindi abbiamo sul daily un movimento attualmente molto poco chiaro, perché abbiamo avuto un rimbalzo in questi punti, quindi un doppio massimo. Qui quasi era quasi una piccola testa e spalla, ma piccolissima, quindi questo aspetto. La rottura della neckline che ha portato i prezzi sotto, qui un pullback sulla neckline, possibilmente ritornerà a scendere, ma non mi è ancora chiaro. Siamo anche appena entrati nella nuvola, quindi io valuterei di mettermi sell di gold e buy di silver solo quando torniamo sotto la nuvola, o al contrario, sopra la nuvola andrei a fare il contrario, ovvero quindi sopra questa nuvola andrei a fare gold in buy e silver in sell. Quindi ciò che comanda il trend è sempre il primo, l'altro sarà l'opposto del primo. Questo è un grafico daily, quindi che nel lungo periodo, come noti, è ribassista, quindi abbiamo una forte tendenza del gold a deprezzarsi molto più velocemente di quanto si deprezza il silver. Questo in sostanza è il riassunto dello spread. Siamo in una fase brutta qui, al centro, quindi non converrebbe lavorarci. Poi Cristian, si può avere la pagina su XM dove ci sono le percentuali e i cambi? Le percentuali di cosa e i cambi in che senso? Non capisco, Cristian. Allora, Christian aveva scritto una domanda via email, non ho avuto tempo, in cui indicava di fare un backtest di una operatività. Se
Sì, i backtest possono essere fatti se hai a disposizione un expert advisor, quindi un software esterno che si deve programmare appositamente secondo delle regole che l'operatore vuole dare. Una volta ottenuto l'expert si può realizzare uno studio sullo storico, ad esempio dal 2010 a ora, e capire come questi movimenti si sono evoluti. Io ho un programmatore che riesce a fare questi expert, a crearli su indicazione del cliente. Ripeto, prima di creare un expert del genere è meglio essere sicuri dell'operatività e di ciò che si fa, perché comunque i costi di programmazione non sono bassi, sono abbastanza elevati, si parla di 300-400 euro ogni expert, quindi devi avere una strategia che hai testato nel passato anche manualmente per poi essere sicuro di poter realizzare un software del genere. Luca Menghi, allora l'indicatore è presentato sul sito di wetrading.eu, potete visitare la pagina Spread Trading oppure quindi da questa pagina stessa, se internet mi assiste. Eccolo qua, e quindi qui abbiamo una pagina dedicata pure a questo tipo di analisi e naturalmente potete anche acquistarlo. Metterò qui il bottone per l'acquisto, in realtà c'è già sulla pagina Waypoint Indicator, quindi qui in basso trovate anche lo spread force. Potete acquistare con PayPal o con Bitcoin se volete pagare in Bitcoin e, oppure abbinarlo a uno dei segnali di trading, quindi nuovi servizi che abbiamo inserito da poco, quindi potete decidere di studiarli assieme ai segnali. Allora, analisi sterlina yen e sterlina USD diretta classica che mi era stata chiesta prima. Dunque, sterlina yen anch'io mi ero messo al ribasso, ho preso uno stop, perché anche io avevo visto questa specie di pin bar ribassista. Quindi avevo valutato un movimento ribassista importante e su un grafico daily l'operatività ribassista per me è ancora valida, anche se si sta indebolendo la visione ribassista, specialmente quindi con la rottura di oggi di questo livello. Su un grafico weekly siamo ancora, come vedete, sotto il minimo importante, il massimo importante che ha creato proprio questo spartiacque e quindi finché non supera questo livello di 107, che poi siamo proprio quasi arrivati, 179, quindi finché sta sotto i 179 io proverei sempre dei ripassi, altrimenti si va long. Su sterlina USD, andiamo a mettere qui, questo lo cancelliamo, andiamo a prendere sterlina USD, sempre un grafico daily. Allora, sterlina USD daily, abbiamo una configurazione molto simile, il periodo di lungo è ribassista. Adesso una resistenza rotta da un paio di giorni, qui però abbiamo una figura un po' più debole rispetto a sterlina yen. Mentre la sterlina yen ha realizzato, come vedete, quasi un ma massimo oggi, riuscendo a superare con una candela molto lunga le giornate precedenti, qui invece la candela è molto più debole, addirittura aveva segnato un minimo, mentre qui no, quindi c'è un po' di differenza. E anche su sterlina USD io ancora prediligo i ribassi.
Questa quindi come operatività pulita. Beh, Francesco, non so di quanto sei in perdita o altro, però ti posso dire che per la mia visione in questo momento le tendenze ribassiste sono ancora da preferire. Anche se sterlina yen, se fa un massimo superiore al massimo di oggi, quindi se i prezzi tornano sopra il massimo di oggi, io andrei a chiudere qui in perdita e aspetterei un nuovo segnale. Sì, l'analisi è corretta, oggi ci ha sorpreso un po' tutti. Anche RSD io la vedevo ribassista e oggi ho preso anche lì uno stop. Oggi quindi una giornata nera. Va bene, quindi io ho esaurito gli argomenti in pratica sullo spread trading. Se qualcuno di voi ha delle domande può scrivermi via email a supporto@witradi.eu oppure può naturalmente contattarci anche su Facebook o su Skype. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana con i nuovi webinar, quindi iscrivetevi anche per la prossima settimana perché ci saranno altri argomenti molto interessanti.